Ciao a tutti, oggi facciamo i panzerotti con la semola rimacinata. In questa ciotola ho unito la farina con la semola rimacinata. Andiamo a mescolare. Aggiungiamo il sale. Io lo aggiungo subito all'impasto e vedo che non mi succede niente. L'importante è non aggiungere il sale direttamente sul lievito. Aggiungiamo il lievito. La quantità di lievito dipende dal tempo che avete a disposizione per far lievitare l'impasto. Un cucchiaino di zucchero e l'acqua a temperatura ambiente, poca alla volta. Per tutti gli ingredienti e le dosi, attenetevi al link in descrizione. A questo punto, se volete, aggiungete 2 cucchiai di olio. Uno. E 2. L'olio renderà i panzerotti un po' più croccanti. E continuate a impastare. Dobbiamo tenere un impasto, come vedete, morbido. Ora, ottenuto l'impasto, io faccio così. Prendo il coperchio della ciotola, copro, chiudo e lascio riposare l'impasto per 10 minuti. Trascorsi 10 minuti, l'impasto si presenta così. Ora prendiamo un po' di semola rimacinata e la mettiamo sul piano di lavoro e trasferiamo il composto per poterlo lavorare. Come vedete, l'impasto si è disteso e il lievito ha cominciato la sua azione. Ora lo andiamo a impastare per bene. Non servirà impastare a lungo, ma basterà qualche piega di rinforzo e l'impasto sarà già pronto. Vedete? È già liscio. Però, volendo, possiamo ancora impastare un po'. Così ci sfoghiamo pure. Mettiamo un altro poco di semola e chiudiamo l'impasto. Così. Il nostro impasto è pronto per andare a lievitare. Ora, come sempre vi dico, i tempi di lievitazione dipenderanno dalla temperatura in casa vostra. Io lo metterò a lievitare nel forno con la lucina accesa, sempre al coperto. Metto un po' d'olio nella ciotola. Metto il mio impasto e lo metto a lievitare fino al raddoppio nel forno, come vi ho detto, con la lucina accesa. L'impasto va a riposare. Lo mettiamo in forno con la luce accesa fino al raddoppio. Se avete un pennarello, mettete il segno sulla ciotola. Fate un segno. Così, così poi potete rendervi conto di quando è raddoppiato. Dopo 4 ore nel forno con la lucina accesa, l'impasto si presenta così, ben lievitato, vedete? Ora lo trasferiamo sul piano da lavoro. Lo chiudiamo leggermente così e andiamo a formare le palline. Io le farò da 50 grammi, però voi potete farle della grandezza che preferite. Quindi aspettate che
No, ho sbagliato qualcosa. Ora sì. Questi sono già a 70 grammi. Tolgo un pochettino. Ok. Questa è la pallina. La andiamo a rendere tonda e la mettiamo a lievitare. Ne facciamo un'altra. Adesso è troppo piccola, finché prendiamo la mano. Ecco, questa è la dimensione giusta, da 50 grammi. Mozzate con le mani e poi l'andate a rendere tonda, così. Allora, mi correggo, non li ho fatti più da 50 grammi, ma li ho fatti da 70 grammi, perché 50 grammi erano veramente troppo piccoli. Da 70 grammi le palline abbiamo ottenuto 13 panzerotti. Ora io li copro con un panno bagnato strizzato. Questo panno non deve essere stato lavato in lavatrice, ma deve essere solo lavato con l'acqua. Con l'acqua, ecco. Dopo averlo coperto lo ricopriamo ancora. E lasciamo lievitare i panzerotti per almeno 30-40 minuti. E adesso andiamo a stendere i panzerotti. Prendiamo un po' di semola rimacinata, non troppa, altrimenti quando andremo a chiudere i panzerotti non riusciremo a far aderire i due lembi di impasto. E andiamo a stendere. Mi raccomando, non li stendete troppo sottili, altrimenti non reggeranno, il peso del ripieno. Quindi stendiamo così, eliminiamo la semola in eccesso e andiamo a farcire. La farcitura dipende dai vostri gusti. Io adesso ne farò una classica, e quindi pomodoro, mozzarella, origano, capperi, però naturalmente voi potete aggiungere quello che preferite. E andiamo a richiudere. Mi raccomando, farcite i panzerotti belli pieni, che non c'è niente di più triste che un panzerotto vuoto. Altrimenti facciamo le frittelle se li dobbiamo fare vuoti. E andiamo a premere bene sui bordi del panzerotto. Così. E ora andiamo a friggere. La padella ha già l'olio bello caldo. E immergiamo il panzerotto. Non appena il panzerotto salirà in superficie, noi lo andremo a girare. Ecco, questo è il momento in cui dobbiamo girare il panzerotto, altrimenti si gonfia la parte superiore e va a rompersi il panzerotto, e quindi fuoriesce tutta la mozzarella e combiniamo un disastro. Ora, nel frattempo che questo qui frigge, vabbè, si gira da solo, però nel frattempo abbiamo già sigillato l'impasto da entrambi i lati. Cerchiamo di farlo mantenere così. Ecco, panzerotto è quasi cotto, aspettiamo che cuocia anche dalla parte di sotto e lo possiamo andare ad alzare. Eccolo qui. Adesso vi faccio vedere un'altra farcitura. Ci mettiamo mozzarella, tonno, questo è il mio preferito in assoluto, tonno, capperi. Andiamo a chiudere, sempre sigillando bene i bordi, così. Tu vai dentro, così, mi raccomando. Giriamo e sigilliamo. E
poi appiattiamo così. E mettiamo nell'olio. Vedete che cosa succede se non lo giriamo subito? Io mi sono fermata un attimo e si stava aprendo l'impasto del panzerotto. Questo è il momento di girare. I nostri panzerotti sono pronti. Come vedete, per distinguere i panzerotti con ripieno diverso, io ci faccio un pirruzzolo. Questo è il pirruzzolo. Quindi, per esempio, un pirruzzolo, tonno e mozzarella. Due pirruzzoli, cipolla. Niente pirruzzoli, a casa mia, è pomodoro e mozzarella. Poi voi scegliete ogni pirruzzolo a che ripieno abbinarlo. Ora, vediamo se i nostri panzerotti ci sono ben riusciti. Io direi di sì. Bene, grazie per aver seguito quest'altra video ricetta. Alla prossima, ciao.